Guardando il mio sito, qualcuno di voi potrebbe pensare che io non mangi mai carne di manzo. La maggior parte delle mie ricette sono pollo al curry, pollo al limone, pollo piccante, sempre pollo, non uso mai il manzo. Voglio spiegarvi oggi perché. Il motivo è che il manzo è così semplice da cucinare che non ho mai pensato fosse necessario mostrarvelo. Però oggi ho deciso di mostrarvi il modo con il quale cucino io la carne di manzo, una bella bistecca. È molto semplice. La prima cosa, accendiamo il fuoco e lasciamo scaldare una padella per almeno un minuto. La padella deve essere molto calda quando entrerà in contatto con la carne. Ci sono due modi per sapere se una padella è calda abbastanza. Il primo è usare una padella nuova che abbia un'indicazione che è abbastanza calda. Se ne trovano in giro, hanno un simboletto che cambia colore quando la padella raggiunge una temperatura adatta. L'altro è prendere un po' d'acqua e spruzzarlo così sulla padella. Quando l'acqua evapora completamente in pochi secondi, allora la padella è calda. A questo punto prendiamo un filo d'olio, ci mettiamo la nostra bella bistecca di manzo. Bel rumore. Aggiungiamo un po' di sale, pepe. E basta, non dovremo fare altro che aspettare un po' e poi girarla. La nostra carne sta perfetta. Ok, sono proprio 30 secondi. Già da una parte la vedete che è ben cotta. Lasciamola che si cuocia anche dall'altra. Qualche secondo dall'altra parte e siamo a posto. Andiamo a togliere la padella. Perfetto. Se fate così, la vostra bistecca avrà un sapore squisito e resterà all'interno al sangue. Buon appetito!